Carissimi Peppa e George, vorrei che voi foste qui. Tanti bacioni, Peppa e George. Ecco fatto. Andiamo a spedirla. Non ancora, Peppa. Dobbiamo scrivere dove abiti. Tu sai qual è il tuo indirizzo, Peppa? Sì, la casetta che si trova sulla collina. Davvero brava. Adesso la possiamo spedire. No, manca ancora qualcosa. Sai dirmi che cos'è? Certo, manca un bacino. Carino, ma ci serve anche un francobollo, Peppa. Nonno Pig ha tanti francobolli. I miei francobolli non si possono leccare e attaccare a una cartolina, Peppa. Li ho comprati solo per collezionarli e ammirarli. Venite con me, Peppa e George. Credo che troveremo dei francobolli normali di sopra. Chi può essere a quest'ora? Consegna speciale per lei. Ah, lo so di che si tratta. Eccolo, il francobollo raro che avevo ordinato. Una scatola bella grossa per un francobollo. Mi dica, nonno Pig, vale molti soldi? Shh, parli piano, nonna Pig, non lo deve sapere. Certo, ha ragione. Dovrebbe esserci un francobollo nel cassetto. Niente francobolli, nonnina. Allora dobbiamo andare giù di sotto a cercare. Ma che esemplare straordinario, è meraviglioso, sì, ed è anche in perfette condizioni. Non è mai stato usato. Che succede qui? E questa sporcizia? Oh, vado subito a buttarla nella differenziata. Guarda, nonnina, un francobollo per la nostra cartolina. Ah, bene. Sapevo che da qualche parte ce n'era uno. George, ti andrebbe di leccarlo? Attaccalo sulla cartolina. È arrivato il momento di spedire la cartolina. Imbucala, George. Il signor Zebra è venuto a ritirare la posta. Papà, perché i cucchiai fanno così? È molto semplice, Peppa. Le superfici concave riflettono le onde luminose inversamente rispetto al punto d'origine e... È una specie di magia! Esatto, una specie di magia. Susy Pecora è venuta a giocare a casa di Peppa. Ciao, Peppa! Ciao, George! Ciao, Susy, sei arrivata! Devo mostrarti una cosa. Ma è solo un cucchiaio. No, è un cucchiaio che riflette. Guarda, puoi spicchiarti anche a testa in giù. Oh, mi dici come hai fatto? È una specie di magia. Me l'ha insegnata il mio papà. Ah, andiamo a cercare altre cose magiche su cui specchiarci. Ce ne saranno in giardino. George ha trovato una pozzanghera. Possiamo specchiarci anche nella pozzanghera, bello! Guarda, si vede anche il cielo e anche una nuvola! Arrivano Pedro Pony e Danny Cane. Che fate di bello? Vi è forse caduto qualcosa nella pozzanghera? No, noi stiamo guardando il cielo! Ma come? Il cielo è lassù in alto! Guarda nel cucchiaio! Oh, quella è la mia faccia! Guarda com'è buffa! Caspita! Adesso sono a testa in giù! Mi dici come hai fatto? Semplice! Il cucchiaio di Peppa ha dei poteri magici! Conosco un posto dove ci sono degli specchi magici enormi! Dici sul serio? Certo! Specchi stranissimi sono in una tenda, sì! E dove sarebbero questi specchi stranissimi? Al Luna Park! Tutti i genitori portano i figli al Luna Park. Entrate, signore e signori! Venite a vedere i miei specchi sorprendenti! Nella tenda ci sono degli specchi deformanti. Caspita, che strana! Che cosa mi è successo? Sembriamo fatte di budino, guarda! Oh no! Non c'è più nessuno! Forse siamo in anticipo. Non credo, Pedro. Abbiamo perso il pullman. Oh. Muoviamoci! Dobbiamo raggiungerli! Povero Pedro, è sempre in ritardo! Ma chi è? Una macchina ci sta inseguendo! Oh! Buongiorno, signora Pony! Fermi, la prego! Pedro è qui con me! Mi scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato. Oh, caro Pedro, tu sei un gran dormiglione, vero? Proprio così, signora maestra. Andiamo al museo. Ora niente potrà fermarci.
Madame Gazzella, io dovrei andare in bagno. Anch'io, anch'io, anch'io. Ecco la stazione di servizio di Nonno Cane. Faccio il pieno? Benzina oppure diesel? Ci serve solo un bagno? È sicura di non avere bisogno di fare il pieno? No, siamo appena partiti. Bene, la prossima fermata sarà il museo. Scusi, ma dov'è finito, Pedro? Due pompe di carburante, interessante davvero. Eccoti su, vieni, Pedro. Arrivederci! Spero di arrivare al museo prima dell'orario di chiusura. Ecco il museo. Il signor Coniglio sta chiudendo la porta a chiave. Signor Coniglio, buongiorno. Siamo venuti a visitare il museo. A dire il vero, ho appena chiuso, però posso farvi fare un giro veloce. Questa è la stanza dei re e delle regine, piena di roba vecchia. Oh! È molto interessante. E questi sono degli enormi dinosauri. Niente male, vero? Si gioca così, basta metterli in fila. Ci si allontana un po' più o meno qui e poi si tenta di colpirli con la palla e di buttarli giù tutti. Comincio io! Evviva! Peppa ha buttato giù due birilli. Adesso tocca a me! Ti avverto che è molto difficile, Susie. Secondo me tu non riesci a buttarne giù neanche uno. Susie ha buttato giù tutti e tre i birilli. Evviva! Oh, ottimo tiro. George, adesso tocca a te. Dato che George è più piccolo, può tirare da più vicino. Oh, George, forse sei troppo piccolo per il gioco dei birilli. A George non piace essere il più piccolo. Passiamo a un altro gioco, il baseball. Peppa, tu tiri la palla e George la colpisce con la mazza. Ma se qualcuno prende la palla, George è eliminato. Va bene. L'ho presa! George è eliminato. È un po' troppo piccolo anche per il baseball. Devi soltanto esercitarti un po', George. Stai a vedere. Povero me. Vado a vedere cosa ho combinato. Salve, signore. Possiamo riavere la nostra palla, per favore? Sì, ma siete pregati di prestare più attenzione la prossima volta. Giusto, mamma Pig. Scusa, mamma Pig. Ecco che arriva Danny Cane. Che fate di bello? Stiamo giocando a baseball. Il mio papà è uno dei migliori battitori di tutto il mondo. È riuscito a far arrivare la pallina fin dentro casa. Bravo! Posso giocare anche io a baseball con voi? Forse è ora di provare un altro gioco da giardino. Per esempio? Il ballo del limbo! Urrà! Però uno di noi deve rimanere qui per fare la guardia alla nave dei pirati. Resto io, farò io la guardia qui. Mi raccomando, se si avvicina qualcuno, tu grida Alt! E poi chi va là? Alt! Chi va là? Molto bene! E adesso andiamo a caccia di tesori! Urrà! A Danny Cane piace molto fare il pirata. Urrà! A tutti piace fare i pirati. Urrà! Pirati noi siamo, per mare navighiamo, in cerca del tesoro, alla belva già andiamo. Danny trova una pigna. Ecco il tesoro! Peppa trova una conchiglia. Ecco il tesoro! Susie trova un vecchio pezzo di corda. Il tesoro! E Freddy trova un sasso. Ecco il tesoro! Penso proprio che mi farò un bel sonnellino. Pedro si toglie sempre gli occhiali prima di dormire. Facciamo un agguato a Pedro! Sì! Danny, Peppa, Freddy e Susie vogliono spaventare Pedro. Ma tu ti eri addormentato? Ecco, è vero. Scusatemi. Sei fortunato che noi siamo pirati buoni. Abbiamo portato dei tesori! Bravi! Mettiamoli nello scrigno del tesoro! A
adesso dobbiamo andare a seppellirlo. Sì! Io preferisco restare qui. Faccio la guardia alla nostra nave. Sì, va bene, pirata Pedro, ma stavolta cerca di non addormentarti. Obbedisco, capitano. All'arrimaggio! I pirati vanno in cerca di un luogo dove seppellire lo scrigno col tesoro. Oltrepassano la collina, girano intorno a un cespuglio. Forza, seppelliamolo qui! Ma nonno Coniglio, come ha fatto ad andare fin sulla luna? Ho volato a bordo di un razzo. In un razzo così piccolo? Questo è solamente un modellino. Il razzo che mi ha portato sulla luna era gigantesco! Siete tutti capaci di contare fino a 5? Sì! 1, 2, 3, 4, 5! Ma siete bravissimi! Però quando si va nello spazio, si fa il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1... E poi bisogna gridare, pronti al decollo, più forte che potete! Pronti al decollo! Non ho sentito, gridate più forte! Pronti al decollo! Vroom! Ed eccomi là, in volo nello spazio! Fino a che sono atterrato sulla luna! Era così bello lassù. Sono rimasto senza parole. Che bella storia. Voi lo sapevate che sulla luna si può saltare molto in alto? No! Quanto in alto? Tanto, perfino più di una casa. E perché si riesce a saltare tanto in alto sulla luna? Perché la forza di gravità sulla luna è minore. Proprio così, bravo! Scommetto che tu sei il primo della classe! Sì, Edmond Elefante è il primo della classe. Mi sentivo un po' solo lassù. Con me c'erano solo la luna e le stelle! E sapete qual è stata la cosa più straordinaria? Allora, qual è stata la cosa più straordinaria, nonno Coniglio? Deve gridare più forte! Perché nonno Coniglio non parla più? Che disdetta! Nonno Coniglio è rimasto senza voce. Permesso! C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina! La signorina Coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina! Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. È vero che comanda tutto il mondo? Non esattamente. Lei ordina alle persone cosa devono fare? Qualche volta. Lei è capace anche di far sparire le maestre. Oh, quante domande fate! I piccoli erano felicissimi all'idea di incontrarvi, maestà. E io sono felice di incontrare voi. E ora, per la signorina Coniglio, la medaglia. Questo è il riconoscimento reale per il suo lavoro. Vi ringrazio. Continui a lavorare così. 3 volte urrà per la signorina Coniglio. Ip ip! Urrà! Ip ip! Urrà! Ip ip ip! Urrà! E ora il rinfresco. Tutti in giardino. Ho un giardino bellissimo e poi è così grande, maestà. Lei viene sempre a giocare qui. Purtroppo io non ho molto tempo per giocare, caro. Che peccato. Oh, cielo! Una pozzanghera di fango. Non importa, possiamo girarci intorno. Ma no, non si deve girare intorno a una pozzanghera di fango. Ah, no? No, bisogna saltarci dentro. Sei proprio certo che la tua barca sia sicura, nonno Coniglio? Che dici? È ovvio che è sicura! L'ho costruita con le mie mani! Tanto non serviva! Tutti a bordo!
pescare è il mio passatempo preferito. Anche per me. E che cosa serve in una battuta di pesca? Le canne da pesca? Neanche per sogno! Un cestino da picnic ben fornito! Sei molto bravo a governare la barca, nonno Coniglio. Ma io non sto governando la barca. Credevo lo facesse qualcun altro. Oh no! Non c'è nessuno al timone. Siamo dispersi in mare! E guardate! La barca di nonno Coniglio sta affondando! Niente panico, amici! Ho vissuto situazioni peggiori di questa! Sei sicuro? No! Questa è la peggiore! Siamo in salvo! Però siamo bloccati su un'isola deserta. Esatto, e con il cielo e il mare come unica compagnia. E per di più non abbiamo niente da mangiare. Oh, io ho una barretta di cioccolato. Bene, allora dobbiamo conservarla nell'eventualità che ci venga fame più tardi. Oh no, nonno Coniglio ha mangiato tutto il cioccolato. Che posto orribile per restare bloccati! A nessuno di voi manca il formaggio? Siamo qui solo da 5 minuti, nonno Coniglio. Farò un segno sulla sabbia ogni volta che penserò a un bel pezzo di formaggio. Dovremmo chiedere aiuto. Chiedere aiuto? La trovo un'idea super meravigliosa! Aiuto! Nonno Coniglio è molto bravo a gridare. Sentito, cos'era? Quello era un richiamo dal mare. Qualcuno è in grave pericolo. Che cosa possiamo fare? Li andiamo a salvare, Danny. Perché non vi unite a noi, famiglia Pig? Abbiamo abbastanza tè per tutti. Mi sembra una buona idea. Grazie, signor Toro. Ha un bellissimo servizio da tè, signor Toro. Grazie, Peppa. È di porcellana cinese ed è molto delicato. Al signor Toro piace la porcellana cinese. Bisogna stare molto, molto attenti con la porcellana cinese. E perché? La porcellana cinese si rompe molto facilmente. Ecco perché io sto sempre... Oh. Oh no, il signor Toro ha rotto la sua teiera. Forse l'ho appoggiata con troppa violenza. Non ho mai avuto il senso della misura. No, non abbia paura, capo. L'aggiustiamo con la malta. Oppure con la spara a chiodi. No, non credo proprio che vadano bene. Avrei un'idea. La signorina Coniglio ha un negozio di porcellane. Forse lei può aggiustarla. Sì, tantissime grazie, mamma Pig. Ci vado subito, seguitemi. Possiamo venire anche noi due? Certo, tutti a bordo! Il signor Toro si dirige verso il negozio di porcellane, che è di proprietà della signorina Coniglio. Eccoci arrivati! Buongiorno, come posso aiutarvi? Ah! Un toro nel mio negozio di porcellane! Buongiorno, signorina Coniglio. Guardi, ho spaccato la mia teiera di porcellana cinese. Oh, che peccato! Si può aggiustare, secondo lei? Vediamo un po'. È ridotta piuttosto male. Quanto mi dispiace, era bellissima. È vero, ma credo di poterla riparare. Che fortuna, possiamo aiutarla? Ma certo, Peppa. Allora, questi due frammenti vanno uniti insieme. Aggiustare la teiera è un po' come fare un puzzle. Ben fatto, Peppa. George va matto per le fragole, non è vero? Fragole! George preferisce le fragole. Frullati! A qualcuno andrebbe un frullato di frutta? Buongiorno, signorina Coniglio. Che cos'è un frullato di frutta? È una bevanda fatta con la frutta. Ti va di provarne uno? Sì, magari. Io vorrei un frullato fatto con le mele. Certamente, però in genere ci si mette più di una varietà di frutta. Sì, va bene. Allora voglio mele, lamponi, banane e altre mele ancora. Un frullato di mele, lamponi, banane e altre mele ancora. Ecco a te, Peppa. Proprio squisito. Vorrei un frullato anch'io, per favore. E anch'io. Anche io. E anch'io. Uno alla volta. Che frutti vuoi che metta nel tuo frullato, Pedro?
Io non lo so. Sei libero di scegliere ciò che vuoi. E va bene, io lo voglio di formaggio. Ma Pedro, il formaggio non è mica un frutto. I frullati si fanno con la frutta o con la verdura. E va bene, allora lamponi e mirtilli e more e anche uva spina. Te lo preparo subito. Un po' di lamponi, un po' di mirtilli, un po' di more e un po' di uva spina. Un bel frullato per tutti. È squisito! E tu cosa vorresti nel frullato, piccolo George? Le fragole! Ma George, non si può fare un frullato mettendoci soltanto le fragole! Che ne diresti di aggiungere anche dell'ananas, George? No! Forse George vuole provare il frullato dei dinosauri. Ha detto frullato dei dinosauri? Certamente! È un frullato fatto apposta per i dinosauri. Dinosauro! Vediamo un po'. Un po' di questa, una di queste, un po' di questi e un po' di questo. Arriva George. Non ti avvicinare, George. Sto lavorando, faccio un profumo. Puoi guardare se vuoi. Prima raccolgo un bel fiorellino profumato con i petali bene aperti. Poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua. Fermo, George! Non devi mettere l'erba nel mio profumo, hai capito? Perché deve assorbire il profumo dei fiorellini. Odora? A George non piacciono i fiori profumati. Nonno Pig è nel suo orto aromatico. Nonno, nonno, mi fai un favore? Annusi questo. Ha lo stesso odore dell'acqua stagnante. Sai, nonno, è il mio profumo speciale. L'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino. Oh, certo! Mi ero sbagliato. Questo è il miglior profumo che esista al mondo. È vero. E a te piace, George? No, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini. E allora prendi questo secchiello, George. Tu potresti fare un profumo con qualcos'altro. Io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico. Questo è il rosmarino. Lo uso spesso in cucina. Ha un profumo molto interessante. Questa invece è menta. E infatti odora proprio di menta. E questa è la pianta di lavanda. Questa odora proprio come il profumo di Nonna Pig. Perbacco, io sento un fortissimo aroma di lavanda. Ah, sei tu, Nonna Pig. Hai un ottimo profumo. Ti ringrazio, Nonno Pig. Nonnina, nonnina, senti questo odore. Ma è lei il motore, Papa Pig. Deve cominciare a pedalare. Oh, ho capito. Bene, reggetevi forte. Il pedalò è una specie di bicicletta sull'acqua, papà. Che bello pedalare sul lago con il sol. Su, dai, papà, resisti, perché sei tu il motor. Arrivano anche Emily Elefante e la sua famiglia. Signorina Coniglio, vorremmo noleggiare una canoa, per favore. Ma prego! A loro piace molto andare in canoa. Pronti a remare? Sì, papà Elefante! Allora si parte! Buongiorno, signorina Coniglio. Arrivano anche Danny Cane e suo papà, Capitan Cane. Vorremmo noleggiare una barca. Come no? Abbiamo canoe, barche a vela oppure pedalò. Non mi sono certo fatto nome navigando per oceani tempestosi per finire a sguazzare su un semplice pedalò. Noleggeremo una barca a vela. Vuole che le spieghi come funziona? Lei vorrebbe spiegare a me come funziona? Io sono Capitan Cane. Ruff. Salta a bordo, Danny, issa l'ancora. Prendiamo il largo. Agli ordini, Capitan Papà. Ciao, Peppa, noi andiamo in barca a vela. Noi andiamo in canoa. E noi pedaliamo. Guardate, un'isola. Fermiamoci a fare un picnic. Evviva! L'isola è un po' troppo piccola per fermarci a fare un picnic. Possiamo fare il picnic a bordo del pedalò? Qualcuno vuole un panino? Sì, sì, grazie! Vuole un po' di pane, signora Papera? A
Alla signora Papera piacciono molto i picnic. A tutti piacciono i picnic. Annuncio per le barche numero 1, 2 e 3. È ora di rientrare. Ha detto barche 1, 2 e 3. Sono le nostre. Un grosso lupo apparirà, grida forte ha. Ecco l'area picnic! Scendere dalla barca! Molte grazie, nonno Coniglio! Papà Pig sta ancora aspettando di attraversare il fiume. Buongiorno, signor Pig! Ecco la famiglia Lupo. Come mai da queste parti? Siamo venuti per un picnic. Volete unirvi a noi? Sì, ci piacerebbe, signor Pig! Ah, vedo altri passeggeri! Prima le donne e i piccoli, prego! No, fermi! Siamo al completo, signori! Oh! Li porto dall'altra parte e torno subito! Ciao, a dopo! Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai! Se un grosso lupo apparirà, grida forte! Ciao, Peppa! Ciao, ciao, Wendy! Facciamo il picnic con voi! Che bello! Ma non vedo Papà Pig! È dall'altra parte! Col signor Lupo! Comincio ad avere un certo appetito! Niente paura, c'è cibo in abbondanza! Tutti a bordo! No, fermo, signor Lupo! Non c'è posto per lei, mi dispiace! Oh, peccato! Mi è venuta un'idea! Lei aspetti qui, nonno Coniglio! Noi andiamo dall'altra parte! Perfetto! Ho bisogno di un po' di riposo! Il signor Lupo e il signor Pig attraversano insieme il fiume. Io sono sempre più affamato. Evviva! Siamo arrivati! Finalmente, papino! Dove hai messo il cestino? Oh. Nonno Coniglio sta aspettando con il cestino. Ho dimenticato il cestino! Niente cibo, niente picnic, Papà Pig! Ha proprio ragione! E io che cosa faccio, nonno Coniglio? Mi dispiace, non c'è posto, Papà Pig! Torno subito a riprenderla! Ah, capisco! Di quanti alberi avete bisogno? Tanti da fare una foresta! Eccoli qua! Grazie, ciao! Ciao. Brum, 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 brum. I dinosauri si stanno divertendo a saltare su e giù sull'isola deserta. Hanno distrutto quello che avevamo costruito. Brutti dinosauri cattivoni. Adesso dobbiamo cominciare tutto da capo, Uffa. Che cosa state facendo? Costruiamo la nostra isola deserta. Con le strade e tante case. E i negozi. E gli alberi. Fatto, noi vivremo qui per tutta la vita. Come prima. Se ci fosse anche un lago sarebbe molto più bella. È vero, un lago. Ecco il lago! Ma ci vuole l'acqua perché sia un vero e proprio lago! Oh! Come facciamo adesso? Dove andiamo a prendere l'acqua? Dobbiamo volare in giro per il mondo a bordo di aeroplani! Peppa e i suoi amici fanno finta di volare in giro per il mondo in cerca di acqua. Pedro Pony sta giocando sulla giostrina. Ciao amici! Ciao ciao Pedro! Noi abbiamo costruito un'isola deserta! Ci sono le case... Le strade, tante! I negozi! Gli alberi! E perfino un lago! Ma adesso ci serve l'acqua per il lago! Ce ne daresti un po', per favore? Non ho capito niente! Cosa state dicendo? Stiamo facendo finta! Questo è soltanto un gioco! Oh! Adesso ho capito! Voi volete dell'acqua per finta, giusto? Sì! Io so dove si può trovare della neve finta. La possiamo sciogliere e farla diventare acqua finta. Dov'è? Sulla cima della montagna. Ma è uno scivolo. Facciamo finta che sia una montagna. Oh! Che cosa è successo, Pedro? La neve si è sciolta perché oggi è una giornata molto calda. Possiamo fare finta che non si è sciolta? No, si è sciolta tutta, completamente. Oh! Eccomi! Sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto. Peppa trova un cappello a cilindro. Danny Cane trova dei pantaloncini a pois e dei baffi finti. Pedro trova un costume da pagliaccio. Qualcuno vuole essere truccato? Io, grazie! Voi che artisti del circo volete fare?
A me piacerebbe fare il pagliaccio. Per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio. Va bene, allora il pagliaccio lo farai tu. Io invece voglio fare il sollevatore di pesi. Va bene, Danny, farai il sollevatore di pesi. E io voglio fare il giocoliere. Ma il giocoliere volevo farlo io. Brava! D'accordo, il giocoliere lo farai tu. Nonno Pig, purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire: benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti, vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Benvenuti, signore e signori. Benvenuti in questo fantastico circo. Per cominciare, sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto! Grrr! E adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli! Non mi piacciono i vermiciattoli! Queste sono le galline di Nonno Pig: Sara, Jemima, Vanessa e Neville. Ciao, gallinelle! Adesso mando le galline a dormire. Buonanotte, gallinelle! Notte, notte, gallinelle! Notte, notte! Perché i vermiciattoli e le lumache non vanno anche loro a dormire, Nonno Pig? Loro rimangono tutta la notte svegli per mangiare le mie verdure. La maggior parte degli animali mangia di giorno, proprio come le mie galline. Altri animali, invece, durante la notte, come... Oh! Salve, signor Volpe! Buonasera, Nonno Pig. Messo a dormire le sue galline? Oh, sì! Comode al calduccio nel loro bel pollaio. Molto bene. Allora... io vado per la mia strada. Buonanotte! Buonanotte! Dunque, come stavo dicendo, alcuni animali mangiano di notte. E come... Oh, e qui chi abbiamo? Chi ha riso? Guarda, nonno, c'è un animaletto nel tuo secchiello. Ah, è vero! È un riccio. A loro piace mangiare vermi e lumache. Ciao, come stai, riccio? Oh, si è arrotolato, sembra una palla. Sì, Peppa. Perché è un animale timido. Dai, vieni fuori, signor Riccio. Non devi avere paura. Mi piacciono tanto i ricci. Sono molto bravi a far sparire sia i vermi che le lumache dalla mia adorata lattuga. Arrivederci, signor Riccio. Ciao, ciao. Ci sono altri animaletti che escono di notte, nonno? Certo, ci sono le falene. Assomigliano tanto alle farfalle. Infatti sono farfalle che escono solo di notte. A loro piace la luce della torcia. Quando viene spenta, se ne vanno via. Quando invece la luce torna, tornano anche loro. Posso provare io? Certamente. Perbacco! È stato un finale molto emozionante. Che fortuna avervi assistito, telespettatori. Visto? È finita. È una giornata splendida. Dovreste andare tutti fuori a giocare. Sì, va bene, nonna Pig. Allora, a che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine. Ho un'idea. Costruiamo una macchina da corsa per George. Ma tu la sai costruire una macchina da corsa, papino caro? No. Ma nonno Pig ne è capace. Cosa? Va bene. Costruirò una macchina da corsa per George. Questo è il capanno degli attrezzi dove nonno Pig costruisce le cose. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, una vecchia carrozzina. No, George non è più un neonato, è cresciuto. Ci servono soltanto le ruote della carrozzina, Peppa. Oh! Questo può fare da cofano. E questo può essere il sedile. Qual è il tuo numero preferito, George?
Il numero preferito di George è 2. Oh, oh, questa sarà una macchina da corsa super veloce. Evviva! Però non deve andare troppo veloce, nonnino caro. Perché George è ancora piccolo. Non ti preoccupare, Peppa. Questa sarà una macchina a pedali, non una macchina a motore. Ah! Poi montiamo il volante. E adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco. Ecco a voi la macchina da corsa di George! Arrivano Danny Cane, Zoe Zebra e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici! Guardate la nuova macchina da corsa di George! Che bella! Ti sfido a gareggiare! Anche io! Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo! Tu e Susie siete sempre state buone amiche. Allora, tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere. Ma no, Peppa, eravate troppo piccole. Non sapevate ancora camminare. Peccato. E allora cosa facevamo? Piangevate? Facevate i ruttini? E ridevate? Eravamo solo neonate. La piccola Susie e la piccola Peppa. Gugu gaga, gugu gaga. Dopo un po' avete iniziato a camminare. E George dov'era? Nella mia pancia, non era ancora nato. Sì, eri dentro il mio pancione, George. Anche tu hai un bel pancione, papino mio. Non ci sarà mica un neonato lì dentro. Oh, oh, oh. No, Peppa. Questo bel pancione è un ammasso di muscoli. E poi è nato George. Cucu, caca! E i nonni gli hanno fatto un regalo molto speciale. Indovina un po' cos'era? Il signor dinosauro. Proprio così. E tu e Susie non facevate altro che correre in giro e saltare. Poi, un bel giorno, tu hai trovato una cosa meravigliosa. Mamma pozzanghia! Peppa, se vuoi saltare nelle pozzanghere, devi indossare gli stivaletti di gomma. Per partire, spingete piano con le vostre racchette. Via! Per frenare, dovete unire le punte degli sci. È proprio bello sciare. Torniamo subito su e scendiamo di nuovo. Oh! Oh! Sciare in salita non è per niente facile. Ah, oh! Per tornare sulla cima dovete camminare di lato come fanno i granchi. È divertente camminare di lato come i granchi. Madame Gazzella, ci fa vedere come scia lei, per favore? No, non è il caso. Sì! E va bene. Opla! Lei è una vera campionessa. Eh sì, da giovane sono stata campionessa mondiale di sci. Ho anche vinto questa coppa. Oh! E ora, c'è qualche mamma o papà che vorrebbe provare? Provo io. Sei proprio sicura, mamma Pig? Sono parecchi anni che non scendi con gli sci. È come andare in bicicletta. Una volta imparato, non si dimentica più. Questa è la pista dei piccoli, signora Pig. Credo di essere un po' troppo cresciuta per la pista dei piccoli. Da questa parte dove si va? Ah! Fino ai piedi della montagna! Che bello! La mia mamma sciera fino ai piedi della montagna! Ah, dove sono i freni? No! Non so frenare! Dobbiamo raggiungerla subito! Aiuto! Fate largo! Mamma Pig sta sciando sulla strada! Per tentare di raggiungerla, sono tutti saliti sul pullman! Brava! La mia mamma sa sciare alla velocità del fulmine! Avete visto che splendido salto? È una sciatrice davvero eccellente! Mamma Pig sfreccia davanti ai negozi! Ah!
Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola! Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatemi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susy. Mi trasformo in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frugna, ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela! Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile! Qui vincono tutti! Il signor Toro ha vinto una bambola! Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice. Non volete scambiarli? No, grazie tante. Al signor Toro e alla signora Gatto piacciono i premi che hanno pescato. Potremmo andare a visitare l'acquario con lei, che ne dite? Che cos'è l'acquariario, mamma? Si dice acquario, Peppa. È un posto dove si trovano molti pesci. Ti piacerebbe venire con noi all'acquario, Goldie? Questo significa sì! Vanno tutti in visita all'acquario. Spero tanto di trovare un amichetto per Goldie. Certo, lo troveremo di sicuro, Peppa. Nell'acquario si trova ogni tipo di pesce. Buongiorno, signorina Coniglio. Buongiorno. Quanti biglietti volete, prego? Due adulti e due piccoli, grazie. E c'è anche un pesciolino, prego. Il pesce entra gratis. È vero che nell'acquario ci sono tutti i tipi di pesci, signorina? Oh, certo! Penso di sì. Che bello! Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la mia Goldie. Beh, mi auguro che lo troviate. Buon divertimento! Grazie! Nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini. Pesciolini! Ci sono milioni di pesci minuscoli! Pesci, pesci, pesci che nuotano nel mar. Chi vuol della mia Goldie amico diventar? Oh, oh, oh. Qualcuno di loro può diventare suo amico? No, sono tutti troppo piccoli. Vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza. Andiamo! Incontrano Candy Gatto e la sua famiglia. Ah, ciao Candy! Ciao, ciao Peppa! Che cosa siete venuti a fare qui? Noi ci veniamo molto spesso. È più divertente che guardare la TV. A noi piacciono i pesci. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldie. Oh! Cosa c'è in questa vasca? Non lo so, io non vedo niente. Ma Papa Pig, c'è un pesce proprio davanti a lei. Dove? Oh!